Già in tempi non sospetti, negli anni 50, Umberto Eco, in quel libricino bellissimo che è Diario Minimo, scrive un testo in cui prende parte nella polemica sul fatto di regalare ai bambini le armi giocattolo. E Umberto Eco dice: io sono a favore. Scrive questa lettera a suo figlio e gli dice: Stefano, io ti regalerò armi, ti regalerò fucili, mitra, spade, elmi, scudi e ti insegnerò a usarli dalla parte giusta. Combattendo per i galli di Vercingetorige, dice Eco, che erano celti come noi piemontesi, contro i romani di Giulio Cesare, quel furfante, quel lazzarone e così via. Ecco, Eco scherzava. Chi è celta oggi in Italia? Tutti e nessuno. Noi veniamo fuori da una stratificazione infinita di popoli. Ogni italiano è un po' celta, come è un po' greco, è molto longobardo, è molto romano. Dopodiché però, appunto, se vi fa piacere, siamo anche tutti un pochino celti.